Eccoci, benvenuti, riprendiamo la diretta dalla Sala dei 400 del Palazzo del Capitano del Popolo qui a Orvieto, dove si sta svolgendo il workshop nazionale WISP Stili di Vita e Salute. E i lavori sono iniziati questa mattina alle 9:30, da circa un'ora sono iniziati, diciamo, i lavori pomeridiani, la sessione pomeridiana dei lavori. In questo momento si sta svolgendo la sessione relativa alle reti, sta parlando Maria Donata Giaimo, che presenta il protocollo d'intesa firmato tra la Regione Umbria e il WISP Umbria per appunto nuove strategie per la promozione della salute da portare avanti insieme. Qui con noi invece abbiamo il vicepresidente nazionale WISP, Simone Pacciani, benvenuto. Grazie, benvenuto a voi. Allora, tu hai seguito i lavori da questa mattina, sei assistito un po' a tutte le relazioni, che idea ti sei fatto di questo incontro? Ma intanto sulla scia di Trento un convegno, diciamo un workshop, un grandissimo risultato, grandissimi partecipanti, mi pare tantissimi, si dice intorno a 300 persone, quindi veramente molto bene. Tutti comitati presenti e soprattutto tutte le amministrazioni regionali presenti a questo appuntamento. Come dicevi prima te, c'è questa firma del protocollo d'intesa fra l'UISP e la Regione Umbria, c'è anche la firma di intenti del protocollo d'intesa fra la UISP Toscana e la Regione Toscana, quindi diciamo tutto molto bene. Stiamo continuando a portare avanti i nostri contenuti, i nostri valori e le nostre iniziative, però le stiamo portando avanti in un'ottica anche di rete, insieme anche alle amministrazioni locali e con tutti i partner che con noi stanno condividendo i nostri percorsi valoriali. Infatti questo appuntamento si inserisce in un percorso che la WISP ha già iniziato, diciamo, da tutto quest'anno. C'è stato a Trento il primo workshop nazionale, quindi una strada che ormai si è intrapresa e che quindi si continuerà su questo percorso. Sì, noi col congresso di un anno fa abbiamo delineato una linea precisa, era quella di investire sia risorse umane ma anche risorse economiche su un pezzo, una politica che era stata l'istituto di Visa. La stiamo portando avanti con molta forza, devo ringraziare il responsabile e anche tutto il gruppo di lavoro, stanno facendo un lavoro eccezionale, forse anche oltre le nostre fiorose aspettative, però ecco, questa sarà le politiche che porteremo avanti nei prossimi anni, perché non possiamo organizzare solo sport, solo attività, ma dobbiamo soprattutto proporre sani stili di vita attraverso lo sport. Lo sport più diverso, come abbiamo visto in questa giornata, però se comunque fare sport a qualsiasi modalità, con qualsiasi livello, fa comunque stare bene e migliorare la vita delle persone. Benissimo, grazie Simone. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, lasciamo per qualche minuto la parola al palco, dove sta intervenendo la dottoressa Giaimo, e prendiamo la parola tra poco. Attenzione alle diseguaglianze. Noi che abbiamo lavorato alla stesura del nuovo piano nazionale della prevenzione, assieme ovviamente al Ministero della Salute, ovviamente all'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo voluto fortemente che questo diventasse un principio. Perché io dico sempre, e lo dico da una regione che ha il 12% della propria popolazione che viene da un'altra parte del mondo, dobbiamo raggiungere gli ultimi, non quelli belli e fichi che vengono a camminare perché sanno che camminare fa bene. Tutti i dati dei sistemi di sorveglianza dimostrano che le difficoltà economiche si correlano positivamente, cioè si associano in un pericolosissimo connubio con gli stili di vita cattivi. Sembra assurdo, ma più si è poveri, più si mangia male, più si ingrassa. Più si è poveri, più ci si ammala, più si è poveri e meno è facile guarire. Quindi noi dobbiamo costruire alleanze, e quando dico noi intendo il sistema sanitario ovviamente, da quello provengo, io sono un medico occasionalmente, sono un medico che si occupa di sanità pubblica e da alcuni anni lavoro in assessorato. Ma il sistema sanitario, e quest'oggi l'hanno detto tutti i colleghi che hanno parlato, non può, a partire da Daniela Galeone, non può da solo occuparsi di favorire uno stile di vita salubre. Ha bisogno di stabilire alleanze. Qualcuno diceva, mi pare il professor De Feo, noi siamo una regione piccola. Io dico, noi abbiamo una dimensione perfetta, siamo abbastanza grandi per essere una regione.
Riprendiamo la parola dalla postazione WISP, abbiamo qui con noi un altro ospite, abbiamo con noi Sashka Benedict Tomat dell'ISCA, manager dell'ISCA e quindi organizzatrice del MOOC Congress che inizierà a Roma domani, mercoledì 22 ottobre, andrà avanti fino a sabato 25 ottobre. Intanto benvenuta. Thank you. Allora abbiamo con noi anche la nostra traduttrice Vera Panno che ci aiuterà nella conversazione con Sashka. Le chiediamo prima di tutto qual è il collegamento tra queste giornate del workshop nazionale WISP e il MOOC Congress che parte domani. Well, Ministry of Health is organizing the 3 days conference here and WISP actually is leading the workshop on physical activity and healthy lifestyle. It is a 1 day workshop that is very much connected to the conference that is organized by Ministry of Health, and we are very happy that actually this the link and the cooperation was developed because this the national day or I could say the national 3 days lead us very much to Rome, to the MOOC Congress which will start tomorrow. Il Ministero della Salute ha organizzato questa 3 giornate di workshop e la WISP nell'ambito di questo workshop di 3 giornate ha organizzato una giornata che si occupa proprio di stili di vita, di sani stili di vita e di attività fisica. Quindi noi siamo estremamente felici che si sia riusciti a organizzare questo collegamento e questa collaborazione tra le 2 giornate, tra i 2 eventi, perché a partire da questo evento riusciamo a collegarci con quello che è il MOOC Congress che inizia proprio domani. Appunto, quindi se ci può presentare in poche parole di cosa succederà a Roma durante il MOOC Congress, qual è l'obiettivo di questo congresso? The MOOC Congress is the biggest sport for all, let's say, conference that will start tomorrow in Rome, hosted by WISP, supported by the Municipality of Rome, supported by Region Lazio and under the patronage of the Italian Presidency. The main content or the main topic of the Congress is Active City, Open City. So how to open the cities in Italy and around the world to make them active, and how to bring and how to to open the cities, to make people active in the cities, how to plan the cities, how to organize the activities. Il MOOC Congress è la conferenza più grande che è stata organizzata da noi e inizia proprio domani a Roma, è organizzata e ospitata dalla WISP con il supporto della Regione Lazio e del Comune di Roma e il patrocinio del Presidente della Repubblica. Il tema principale del convegno è città aperte, città attive, perché l'obiettivo è proprio quello di aprire le città allo sport, all'attività fisica, renderle più attive, cercare di capire come sviluppare una migliore pianificazione urbana, come poter meglio organizzare tutte queste attività. Perfetto, allora vi ringrazio, thank you Sashka, grazie Vera, vi lascio ai lavori, ciao. Ciao. Allora, abbiamo avuto anche questa panoramica sull'evento che inizia domani a Roma, il MOOC Congress appunto che l'UISP organizza insieme all'ISCA. Torniamo invece adesso ai temi affrontati oggi pomeriggio qui a Orvieto. La sessione che è iniziata subito dopo la pausa pranzo è quella su adulti e anziani e tra le relazioni che già appunto si sono tenute c'è quella di Marco Cristofori del Dipartimento Epidemiologia e Promozione della Salute dell'ASL Umbria 2. Benvenuto. Grazie a voi. Allora, la sua relazione di cosa ha trattato? Di progetti già attivi sul territorio, giusto? Sì, diciamo che abbiamo presentato insieme al collega il dottor Bicchelli un esempio di un'attività fatta insieme alla WISP, vista anche il convegno della WISP, però molto spontanea, che parlava di un gruppo di cammino spontaneo nella città di Foligno e nella città di Trevi. Abbiamo introdotto però questa presentazione con alcune modalità che noi in Regione Umbria stiamo portando avanti da tanto tempo, cioè la promozione della salute deve avere una dignità di scienza come tutte le altre scienze, quindi noi stiamo lavorando molto sulla evidenza
in letteratura, stiamo lavorando sulle metodologie, che sono la formazione dei moltiplicatori di salute, cioè la promozione della salute non è una prerogativa della sanità, ma è una cosa intersettoriale, dove affinché un progetto di promozione della salute diventi tale deve essere sostenibile nel tempo e quindi deve coinvolgere in maniera partecipata tutta la popolazione interessata, soprattutto i portatori di interesse. E vi giuro che tante cose che noi impariamo le impariamo sul campo più che dalla teoria poi. Quindi sono buone pratiche già in atto che si cerca di trasmettere? Sì, sono buone, speriamo che diventino anche buone, ma sono buone pratiche, ma soprattutto ci basiamo su alcuni elementi che sono la metodologia per i vari target e soprattutto una metodologia che passa attraverso i formatori, l'evidenza scientifica appunto e la progettazione partecipata. Noi insistiamo molto su questo tipo di progettazione che è faticosa ma che alla fine porta alla sostenibilità nel tempo poi delle attività di promozione della salute. Benissimo, la ringrazio. Grazie a voi, arrivederci. Allora, sul palco si è concluso l'intervento della dottoressa Giaimo e sta per svolgersi la firma, che ora vedremo in diretta, di questa lettera di intenti tra la Regione Toscana e l'UISP Toscana. Diciamo che sulla strada aperta e intrapresa da questo protocollo stretto tra Regione Umbria e UISP Umbria, questo è un nuovo passo, diciamo, anche in Toscana per aumentare la collaborazione e la coprogettazione tra le amministrazioni locali e le realtà che sul territorio portano avanti l'attività e il rapporto con i cittadini. Vediamo che davanti alla firma si sono accalcati vari giornalisti e fotografi per immortalare il momento, quindi da dietro vediamo un po' meno, e stanno firmando in questo momento il presidente dell'UISP Umbria Matteo Franconi e Stefania Saccardi, dovrebbe essere vicepresidente della Regione Toscana, assessore a welfare, politiche per la casa, integrazione sociosanitaria. A breve avremo sicuramente i due firmatari per commentare insieme questo protocollo, questa lettera di intenti, e farci comunque raccontare e condividere i contenuti e gli obiettivi di questa nuova politica. Daniela Rossi sta illustrando il momento. Ma era giusto che fosse con noi. Do la parola ai due firmatari. Ecco, ascoltiamo i due firmatari appunto che ci descrivono. È un piacere lettera. Davvero essere qua e riconfermare un impegno e una collaborazione che la Regione Toscana ha da tempo con UISP su tanti tipi di progetti che hanno però sempre un unico e condiviso obiettivo, cioè quello di promuovere la motricità delle persone, di diffondere la pratica dello sport, ma dello sport non dello sport agonistico, ma dello sport come corretti stili di vita, come insegnamenti ed educazione al movimento, come capacità di trasmissione di tanti valori positivi che fanno parte davvero dello sport. Con UISP mi piace ricordare che abbiamo, non c'ero ancora io come assessore, io faccio questo mestiere da qualche mese, mi sono occupata di sport anche quando facevo il vice sindaco del Comune di Firenze, ma con UISP la Regione Toscana ha fatto un ottimo lavoro su un documento molto importante. La Regione Toscana è una delle prime regioni che ha fatto la carta etica dello sport, nella quale dentro abbiamo provato a scrivere quello che a nostro parere dovrebbe essere, quelli che dovrebbero essere i valori positivi dello sport da diffondere soprattutto tra i nostri giovani, ma abbiamo fatto una serie di progetti di grande valore. È UISP un partner importantissimo sui progetti di attività fisica adattata rivolte a tanti anziani e persone con fragilità, li facciamo in modo diffuso in tutta la Regione Toscana attraverso le società della salute e sono interamente finanziati con fondi delle politiche sanitarie, a dimostrazione di quanto una seria e importante attività rivolta al movimento e ai corretti stili di vita incida anche
sui risparmi di carattere sanitario e sulla salute delle persone. Facciamo poi alcune attività rivolte ai giovani ragazzi. Mi piace ricordare i corsi estivi, insomma i momenti di ritrovo estivi dei ragazzi del progetto Ragazzi Insieme, così come le iniziative che abbiamo fatto sulla via Francigena, rendendo tanti giovani ambasciatori della Francigena e diffondendo non solo i valori, diciamo, dello sport e di una vita sana e corretta, ma anche tante nozioni di tipo culturale e favorendo anche lo sviluppo di tipo turistico della nostra regione, insegnando ai giovani anche ad apprezzare la ricchezza e la bellezza della nostra terra in tutti i suoi aspetti e sotto tutti i suoi profili. Con questo atto oggi riconfermiamo una collaborazione con UISP, che noi vogliamo sia nostro partner su tante delle nostre politiche, forti anche della tradizione che UISP ha in questo paese e nella nostra regione anche in particolare. Io credo che una corretta collaborazione tra la Regione Toscana e tanti soggetti che sono espressione del mondo del volontariato e dell'associazionismo possa sicuramente portare frutti fecondi allo sviluppo dei nostri paesi e delle nostre comunità e soprattutto sia un investimento straordinario sul futuro dei nostri ragazzi. Io faccio anche l'assessore alle politiche sociali e ogni giorno mi rendo conto di quanto lo sport sia alla fine davvero un'attività sociale a tutto tondo. Quando investiamo e immaginiamo le politiche sociali, a volte ci dimentichiamo un po' dello sport relegandolo nell'attività sostanzialmente agonistica, ma ogni giorno noi che operiamo nelle politiche sociali ci rendiamo conto invece di quanto incida davvero, davvero la diffusione dello sport tra i giovani, quanto incida fortemente sulla coesione sociale, sulla capacità di sentirsi parte di una comunità, sulla diffusione dei valori positivi, complessivamente di quanto sia forte l'investimento sul futuro dei nostri giovani che dovranno diventare, prima ancora che degli atleti, sicuramente delle persone che stanno a pieno titolo e con valori positivi dentro la nostra società. Come Regione Toscana stiamo facendo un grande lavoro con tanti soggetti che ci possano aiutare a diffondere tutto questo a tutti i livelli. Abbiamo fatto e stiamo facendo progetti molto importanti per diffondere a livello della scuola primaria la pratica dello sport, cosa che purtroppo ancora a livello nazionale, di cui a livello nazionale non abbiamo capito l'importanza, ma che invece secondo me è da lì che si deve partire per insegnare e per avviare i ragazzi alla pratica sportiva. Riprendiamo la parola dalla nostra postazione, interrompiamo l'intervento della vicepresidente della Regione Toscana Saccardi, perché abbiamo qui con noi Caterina Pesce dell'Università degli Studi di Roma Fuor Italico, benvenuta. Grazie. Allora, Caterina Pesce ha già tenuto la sua relazione sempre nell'ambito della sessione su adulti e anziani, presentando le attività che svolgete già con la UISP di Roma, se non sbaglio. Esatto, noi abbiamo già da più di una decade collaborazioni con la UISP. E anche se il titolo era un pochino diverso, ho iniziato parlando di una rata e una stella, che è ciò che ci congiunge, l'università e la UISP, ovvero sia smazziamo lavoro in terra, però con una visione comune, che è questa stella che ci traina, e per l'attività con gli anziani la stella è la qualità della vita. E il lavoro che facciamo di potenziamento muscolare, fisiologico e lavoro motorio in realtà è tutto finalizzato ai passi che ci conducono verso la stella della qualità della vita, quindi al miglioramento delle abilità funzionali delle persone per consentire loro di poter avere le loro normali e funzionali abilità nella vita di tutti i giorni e per poter avere una vita autonoma e di relazione sana. Quindi questa è il ci congiunge l'intenzione di unire, non vedere l'attività solo come un dosaggio medico che va prescritto, ma qualcosa che contribuisce alla qualità della vita individuale e relazionale. Detto questo, ho presentato un pochettino la filiera della formazione, cioè c'è la professoressa Brienza, responsabile del settore anziani a Roma,
la quale collabora da moltissimi anni nel corso curriculare di attività motorie per l'età evolutiva e gli anziani dentro all'interno della laurea magistrale. E da lì poi lei svolge anche attività formative a scelta su ginnastica dolce e prevenzione cadute per gli studenti che vogliono approfondire. Gettiamo un ponte fra teoria e pratica, portando anche gli anziani insieme a lei, quindi i ragazzi possono realmente percepire e vivere, cioè che cosa significa, come si muove un anziano, come si relaziona un anziano e non la macchina come va riorganizzata perché sta decadendo. La macchina biologica. E dopo le attività formative a scelta ci sono i tirocini presso le sedi dell'UISP e anche dei brevi corsi integrativi per consentire il rilascio anche di attestati UISP. Quindi diciamo si creano delle competenze congiunte in maniera da introdurre ragazzi nostri laureati in questo mondo del lavoro, ma con un percorso qualitativo di competenze adeguato per venire incontro alle necessità degli anziani. Poi ho parlato del monitoraggio e della valutazione facendo vedere qualche cosa su i diversi ambiti in cui si muove eccellentemente la WISP, quindi la ginnastica a domicilio per anziani fragili. Ho fatto menzione del mio babbo morto da poco, il quale mi sorridendo mi diceva: Caterina, potrei anche uccidere qualcuno perché tanto per la mia età non mi manderebbero in prigione, ma mi metterebbero agli arresti domiciliari, io ci sono già, ad indicazione di quanto sia rilevante la possibilità di uscire di casa, relazionarsi, gestire le proprie attività. Quindi questa ginnastica a domicilio è essenziale, la ginnastica invece in gruppi all'esterno della casa dove si può sempre interagire, gli effetti sia sulla efficienza fisica per mantenerci al di sopra di quella soglia che ci rischierebbe di portare verso la non autosufficienza, e sulla salute mentale, come gli stati dell'umore, il senso di efficacia personale. E quindi dicevo, facciamo parte di siamo tasselli, l'università e l'UISP in questa nostra relazione, delle costruzioni di politiche multisettoriali e multidimensionali, siamo dei tasselli che si intersecano e che possono contribuire al quadro generale. Benissimo, la ringrazio del suo intervento, arrivederci. Arrivederci. Allora, in questo momento sta parlando Matteo Franconi, presidente dell'UISP Umbria, che presenta appunto la lettera di intenti firmata poco fa con la regione, presidente UISP Toscana, scusate, con la regione Toscana. I rapporti di stima e di collaborazione, visto che è stato anche suo vice sindaco. Noi siamo pronti, il progetto per i gruppi di cammino è pronto, lo stiamo presentando ai nostri territori, alle ASL del territorio. Un importante valore che vogliamo mettere è sul progetto della Via Francigena, la Regione Toscana ci ha messo un finanziamento importante e noi siamo pronti a mettersi insieme ad altri soggetti affinché si valorizzi questa opportunità turistica di promozione del nostro territorio e della nostra regione. Io mi fermo qua, ringrazio davvero la nostra Vicepresidente, la Regione Toscana, per la fiducia e per la stima e ci auguriamo di essere all'altezza di questo obiettivo. Grazie. Grazie a Matteo Franconi, do la parola al Presidente dell'UISP dell'Umbria, Stefano Rumori, per un breve intervento, perché in effetti prima avevo saltato la logica della cosa. Dopodiché ci sarà un cambio di scena rapidissimo e allestiremo qui davanti la tavola non rotonda, la tavola lunga, diciamo così. Buonasera a tutti, grazie Daniela. Allora, che dire, per noi oggi è una giornata veramente bella, oltre che per la nostra regione avere qui questa platea, sia questa mattina che di questa sera, questo convegno, che credo che sia un ringraziamento di tutto il lavoro fatto. Ringrazio le parole della dottoressa Giaimo per quello che ha detto di noi. Credo che abbiamo fatto un lavoro importante, un lavoro a rete che ha dato i suoi frutti. Ringrazio anche il Comune di Orvieto e la Regione Umbria, quindi in generale, per l'ospitalità che abbiamo avuto anche per questo convegno. Io spero che questi nostri intenti che abbiamo sottoscritto abbiano poi un risultato così attendibile nei fatti. Abbiamo visto alcune esperienze in Umbria, speriamo di poterne portare in un secondo momento altre concrete nei nostri territori. Quindi credo che
insomma, noi ce la metteremo tutta, ringraziamo tutti i partner, speriamo di essere all'altezza della situazione. Quindi sono anche contento che nella nostra questa, diciamo, giornata abbiamo avuto un altro siglato, un'altra convenzione, insomma, un altro patto. Speriamo che ne vengano anche altre nelle nostre regioni, sempre su questi temi, perché l'istituto di vita, la salute e lo sport sono, diciamo, essenziali per il futuro delle nuove generazioni. Abbiamo qui nella nostra postazione Daniela Rossi, responsabile di questo workshop del settore politiche per la salute e gli stili di vita dell'UISP. Benvenuta. Grazie, ti ringrazio stancamente. Allora, che ci dici di questa giornata? Come la stai vivendo? Quali sono le tue impressioni da dentro? Sì, da dentro, ma dopo Trento avevamo il dubbio di poter ripetere, diciamo così, anche risultati positivi. Invece credo che ci siamo riusciti, anzi abbiamo spostato più in alto l'articella. Credo che sia stato pienamente centrato l'obiettivo di dare spazio e voce a tutti i progetti dei territori, però contemporaneamente a tenerli con un filo logico che li collegava all'interno di una cornice. Adesso vediamo se va altrettanto bene la tavola rotonda sulla policy. Dall'interno io sono stanca ma soddisfatta. Devo dire che abbiamo raccolto molti riconoscimenti dai partecipanti, e questo è l'unico dato che poi conta, perché sennò è facile, diciamo così, autocelebrarsi. Allora, l'ultimo, diciamo, tassello, finita questa parte dei protocolli eccetera, è questa tavola rotonda. Qual è l'obiettivo di questa tavola rotonda? Su cosa si confronteranno questi diversi rappresentanti di istituzioni e amministrazioni? Partendo dalla convenzione con la Regione Umbria e dalla carta di intenti con la Regione Toscana, noi vogliamo proporre alle regioni un atto di coraggio, cioè scegliere anche lui, non solo lui, come un interlocutore per una programmazione di politiche per la salute comune. Noi ci presentiamo con la nostra carta d'identità, i nostri progetti, la nostra serietà, i risultati che abbiamo raggiunto. Chiediamo alle regioni di valutarci e di scegliere se possiamo essere partner affidabili e costanti. Benissimo, allora aspettiamo di sentire il confronto. Grazie Daniela. Allora, facciamo venire qui in postazione un altro dei giovani che hanno preso parte a questo workshop, a questo incontro da questa mattina. Sono qui, e Alessandro, benvenuto. Sì. Grazie. Allora, un altro studente dell'Istituto Tecnico Scientifico di Orvieto, e dice, a proposito di sport, intanto tu pratichi sport, che tipo di sport? Allora, io gioco a calcio, come la maggior parte dei ragazzi in Italia, penso. E mi alleno 3 volte a settimana per un totale di 6 ore settimanali di allenamento, più ovviamente le solite 3 ore di partita a fine nel weekend, quindi sono un totale di circa 9 ore settimanali. E diciamo che, avendo compagni e colleghi anche a scuola che non praticano a parte proprio lo sport, diciamo che mi ritengo un ragazzo abbastanza atletico sotto questo punto di vista, ecco. È uno sport che hai scelto tu da quando eri più piccolo o ti è stato indicato dai tuoi genitori? Quando ero molto più piccolo, circa all'età di 6 anni, sono stato indirizzato da mio padre. Ovviamente, come la maggior parte dei giovani, purtroppo a un'età in cui si comincia ad avere una certa consapevolezza, quindi intorno agli 11-12 anni, mi sono accorto che era una cosa abbastanza forzata. Infatti ho deciso di interrompere questa attività per un paio di anni, per poi riprenderla in età maggiore, quando ero tornato consapevole del fatto che lo sport all'interno della mia vita era fondamentale, sia per il mio benessere sia anche per il benessere psichico proprio, perché mi fa stare meglio e soprattutto mi rende una persona migliore. In quello che hai sentito oggi qui durante il workshop ti ha dato, diciamo, una prospettiva diversa su quello che per te ormai è un'abitudine, è un normale passatempo? Ti ha fatto vedere dei lati diversi di questa attività? Beh, diciamo che, dati alla mano, mi ha fatto rendere conto che sono un ragazzo fortunato, nel senso che sono fortunato ad aver ricevuto questa illuminazione, la chiamo, perché in realtà è una consapevolezza che arriva con una maturità che ormai a 18 anni comincio ad avere, che purtroppo in Italia c'è un problema, che è quello che sempre più spesso i giovani in primis stanno diventando sempre più sedentari e quindi molto restii a praticare lo sport, che alla fine proprio io da sportivo praticante ritengo una cosa importantissima, sia per la crescita quando ci si trova in giovane età, sia per il proseguimento della vita di tutti i giorni.
quindi diciamo condividi tutti gli elementi che sono emersi in questa giornata. Esatto, soprattutto appunto avendo grafici alla mano, nel senso ci hanno illustrato moltissimi grafici, moltissimi dati, sia per quanto riguarda i giovani che per quanto riguarda le persone in età avanzata che smettono sia per motivi di lavoro che per motivi propri personali di praticare uno sport, anche una semplice camminata giornaliera. Va bene, grazie Alessandro del tuo contributo. Arrivederci, grazie. Allora, passiamo ad un'altra ragazza sempre dell'istituto, Alessia, benvenuta. Grazie. Allora, tu invece pratichi sport? Faccio zumba, una volta a settimana, più aerobica. Una disciplina nuovissima, diciamo, abbastanza recente. Sì, è un po' molto bella perché è divertente, ti scarichi proprio. Quindi immagino che tu l'abbia scelta appunto proprio a scopo di divertimento, oltre che per tenerti in forma. Sì, sì, assolutamente. Mi serviva uno svago e ho puntato su zumba, su un'attività nuova. E, diciamo, dopo questa giornata hai aggiunto, diciamo, degli elementi alla tua idea magari di sport, quello che pensavi che l'utilità che potesse avere lo sport, ti ha fatto vedere altri aspetti di questa attività? Sì, sicuramente ho visto lo sport, ma anche l'alimentazione sotto punti di vista diversi, che andavano oltre tutto ciò che immaginavo, anche perché oltre il divertimento anche per la salute, che ritengo sia importantissimo. Nella tua famiglia ci sono adulti che praticano sport? Anziani? No, purtroppo no. Giusto mio fratello che fa calcio. Però penso sia giovane come te. Più o meno. È più piccolo, ha 11 anni. Quindi ti sentiresti di consigliare, non so, ai tuoi genitori, ai tuoi nonni, di provare a intraprendere attività di questo genere dal cammino, diciamo la cosa più semplice, a magari attività più strutturate? Sì, lo consiglierei assolutamente, anche perché mio padre poi lo segue in TV, quindi un po' di attività fisica è sempre bene farla. Grazie Alessia. Arrivederci. Allora, è iniziata nel frattempo la tavola rotonda e Ivano Maiorella ci presenterà. Sì, grazie Elena, perché come avete visto abbiamo avuto dei cambiamenti di programma e quindi cerchiamo di accompagnarvi in questa diretta a seconda un po' di quelle che sono le modifiche. In questo momento è iniziata l'ultima fase di questa lunga giornata che www.wisp.it vi sta trasmettendo in diretta, ovvero una tavola rotonda su una policy per quale salute. Partecipano i rappresentanti della regione Umbria, della regione Campania, della regione Toscana, della regione Lazio, insieme al sindaco di Sassari e al sindaco di Orvieto. Insieme a loro, coordinati dalla giornalista Rai Erika Baglivo, il presidente nazionale WISP Vincenzo Manco, che in questo momento la nostra regista Francesca Spanò sta inquadrando, quindi voce al palco. Tra la WISP e le istituzioni. Noi abbiamo condotto una lunga traversata, una traversata che guarda, come dire, soprattutto alla realtà che attraversiamo, alla realtà che viviamo e che guarda anche al nostro interno, alla nostra realtà. Noi siamo dentro una fase che prevede una nostra autoriforma del modello organizzativo che presenteremo tra un anno all'assemblea di metà mandato. Stiamo facendo delle riflessioni del rapporto tra comitati e le nostre strutture di attività, le leghe di disciplina e i settori, diciamo, delle attività diffuse della WISP, dei progetti e quant'altro, soprattutto nel rapporto con le politiche. Oggi abbiamo il confronto alle politiche appunto della salute e sani stili di vita, abbiamo qui in sala responsabili anche delle politiche per la sostenibilità ambientale, e non ho visto Fabrizio De Meo perché è impegnato in altre situazioni, ma era presente al workshop di Trento che abbiamo fatto, che è responsabile delle politiche giovanili, inclusione sociale, e domani appunto inizierà il MUV Congress, il congresso internazionale, e prima invece c'era in sala Carlo Balestri, responsabile delle politiche internazionali della WISP. Siamo quindi un'associazione che attraversa l'Italia, la sta attraversando guardandola, e mentre la guarda, chiaramente non vorrei che questo diventasse poi tra di noi un luogo comune, afferra le criticità della crisi, le difficoltà della crisi, ne coglie anche le diseguaglianze, che non sono soltanto diseguaglianze, come dire, tra cittadini, ma sono anche e soprattutto, e in queste ore tra l'altro, come dire, la divulgazione anche di quelli che sono i dati rispetto al rapporto anche sanitario, no, delle diverse regioni, quindi guarda anche le diseguaglianze territoriali, e ci stiamo ponendo un tema dentro la crisi e nel sistema delle diseguaglianze e della forbice che si apre sempre di più, ed il tema della democrazia.
dell'accessibilità ai diritti. Noi abbiamo tenuto un convegno a Senigallia il 19 di settembre e abbiamo parlato lì di democrazia e accessibilità degli impianti, perché all'interno anche qui della crisi o di eventuali ulteriori tagli agli enti locali, sono gli enti locali, diciamo le strutture pubbliche che hanno in mano l'impiantistica sportiva, e anche su questo vuol dire cerchiamo di stare molto attenti e di capire come la WISP può svolgere il ruolo invece per essere da un lato un ammortizzatore sociale, dall'altro un punto di riferimento nelle reti sociali e nel rapporto con le istituzioni per poter dare appunto risposte alla crisi e poter garantire democrazia. E lo sport per tutti quindi è un, per noi diventa, oggi lo abbiamo visto ancora di più, un paradigma dei diritti di cittadinanza. È attraverso lo sport per tutti che noi vogliamo affermare i diritti di tutti e per tutti. E con l'occhio, lo facciamo con l'occhio della WISP. La WISP è un'associazione sportiva che vuole soprattutto essere un soggetto attivo di promozione sociale. Lo voglio dire perché, come dire, qui c'è Rosetta D'Amelio, prima ci siamo fatte anche delle battute, quando si siglano alcuni protocolli, come per esempio quello che c'è stato di recente tra il CONI nazionale e la regione Campania rispetto a una cifra anche consistente di risorse da investire nell'impiantistica sportiva, cosa utile per tutto lo sport, ma non si ascoltano, non si mettono a quel tavolo enti di promozione sportiva, non solo come la WISP, ma enti di promozione sportiva capaci di poter dire da loro e di mettere in situazioni di quel tipo anche il proprio know-how, diventa un elemento, come dire, di criticità che appunto in questa situazione, in questa giornata di oggi non abbiamo sentito, ma sostanzialmente dopo comunque esistono. Allora chiudo, il terreno quindi, come dire, di prospettiva, di sguardo lungo che vuole appunto affermare la WISP nel rapporto con le istituzioni, e una policy che possa garantire un diritto alla salute che soprattutto investa sul terreno della prevenzione e della promozione. Noi oggi abbiamo bisogno di avere segnali chiari. La sottoscrizione del protocollo e la sottoscrizione della dichiarazione di intenti, chiediamo che questi rappresentanti istituzionali di oggi, che sono con noi oggi, che hanno riflettuto oggi, possano essere, come dire, coloro che esportano questo modello e che riescono a propagarlo all'interno della conferenza delle regioni per farne un tratto, prima che politico, prima che di scelta politica, soprattutto di diffusione culturale di quello che ormai oggi la WISP, come ente di promozione sportiva, che però agisce dentro le promozioni sociali e soggetto attivo di terzo settore, può essere per il benessere individuale di ognuno di noi attraverso la pratica sportiva, ma soprattutto, come abbiamo detto, per il benessere di comunità e per il benessere collettivo. Bene, grazie. Allora partiamo proprio da questa, da un'esperienza molto concreta, quella dell'Umbria, del protocollo con la WISP. Se potete far passare il microfono a Carla Casciari, vicepresidente della Regione Umbria, anche assessore al welfare della Regione. Dunque una convenzione, questa è la strada per collaborare e garantire questo diritto alla salute per i cittadini. Sì, intanto grazie per l'invito, vi do il benvenuto, vi ringrazio per aver scelto Orvieto e l'Umbria, vi porto i saluti, diciamo, istituzionali della Presidente e di tutta la Giunta regionale. Purtroppo non ha potuto partecipare l'assessore stamattina, avevamo consiglio regionale, quindi eravamo impegnati fino all'ora di pranzo. Vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio anche per il metodo che avete scelto per condurre questa analisi del cambiamento che riguarda certamente le istituzioni, ma non solo. Quindi anche, diciamo, no, dei percorsi di valutazione, il percepire quanto le esperienze poi veramente raggiungono l'obiettivo finale, che è la persona. Noi però avrete visto, siamo una regione che viene portata spesso, no, ad esempio per stili di vita, per una natura che ci fa, che ci distingue, che rimane ancora, diciamo, un luogo nel quale appunto i luoghi sono prima di tutto accoglienti, però i dati
che la dottoressa Giaimo riportava, e anche tutti i sistemi di sorveglianza, penso a Occhio alla Salute nei bambini, ma anche a Passi e Passi d'Argento, che continua nella nostra regione ad essere un importante polso della situazione. Da una parte il lato dei bambini ci porta appunto a dei dati un po' preoccupanti sui tassi, sull'elevato livello di obesità dei bambini, e dall'altra, essendo una popolazione, una delle popolazioni più anziane d'Italia, ha invece allarmi dall'altro fronte su una popolazione che poi non è così tanto attiva come la natura e diciamo il luogo potrebbe suggerire. E anche noi, ahimè, stiamo vivendo delle importanti crisi industriali, ma lascio via la crisi economica, insomma, che purtroppo ci fanno anche riflettere su nuove emergenze sociali, cioè famiglie giovani con bambini che fino a ieri erano considerate normali perdono il lavoro e domani le definiamo vulnerabili, per non definirle povere. Quindi anche per noi regione, no? Ci si sta ponendo, anzi ormai è sui tavoli regionali, ma non solo, anche con un dialogo stretto con i comuni, con l'ANCI, di ripensare il nostro welfare, che pure fino adesso ha tenuto, che pure ha avuto certezze di bilancio da parte regionale, ma anche impegni del comune. E sempre la dottoressa Giaimo lo ricordava, la regione Umbria è una regione che è la prima regione per popolazione straniera a scuola, quindi siamo e seconda regione per tasso di immigrazione stabile, quindi sono persone, cittadini che hanno scelto di rimanere in Umbria, sono cittadini che vivono le nostre realtà, che frequentano i nostri pediatri, che frequentano poco le nostre palestre, quindi spesso poi la difficoltà in più che magari una rete sociale non costituita, la solitudine delle famiglie, la difficoltà economica un po' più marcata in alcuni ambiti sociali, fa sì che appunto la povertà vada spesso a braccetto con cattivi stili di vita. Tutto questo riflettere dai dati, ma poi anche naturalmente ci ha portato a fare delle scelte, questa amministrazione regionale al quarto anno, quindi ha avuto anche modo un po' di agire in questa direzione di un welfare che sia un welfare sempre più proattivo. In questo qualcuno, mi dispiace che non ho potuto sentire gli interventi, ma per noi le esperienze di Piedibus con i bambini, e quindi di andare a scuola a piedi, sono già realtà che hanno contaminato adesso per esempio gli anziani, quindi con i Piedibus serali, che non sono solo attività fisica, ma essendo io con un vecchio prefetto che è passato a Perugia una sera, ha visto tutte queste formichine in un centro storico, ha detto: ah, però questo è il lavoro che facevo io per i vicoli, per capire. Quindi è anche sicurezza sociale, è anche lo stare insieme, è anche conoscere la città. Quindi queste sono due esperienze. Io nelle mie deleghe particolari nel 2012 ho cercato di muovere i miei anziani, l'ho fatto con una legge regionale sull'invecchiamento attivo, che non è soltanto diciamo formazione permanente, non è soltanto andare a ballare, ma è anche appunto prevenzione, è anche lo stimolarli a buoni stili di vita, è anche e soprattutto mettersi a disposizione della comunità. Oppure anche l'adesione al percorso Eurobis di cui il professor De Feo vi ha parlato, la regione Umbria è diciamo protagonista attiva in questo percorso. E ultimo, ma non ultimo, il protocollo con la WISP. Perché? Perché credo che in questa inversione di tendenza abbiamo cercato di fare nei nostri piani sociali, adesso è in revisione il nuovo piano sociale, ma anche, e penso a tutta la nuova programmazione comunitaria 2014-2020, che considera non più il Fondo Sociale Europeo uno strumento di azione passiva, ma proprio una spinta della persona verso l'autonomia, verso appunto l'indipendenza, nel caso ci siano ragioni, però una visione che cambia veramente anche
dell'assistenza sociale, e in questo credo che tutto il ruolo del terzo settore, cooperazione, associazionismo, volontariato abbia un ruolo fondamentale, non solo quello di stimolarci un po' come istituzioni a cambiare quei paradigmi che con difficoltà magari si spostano da un consolidato a una nuova esperienza, a un percorso di innovazione, a un percorso più trasversale di sussidiarietà, ma anche di raccogliere dal territorio quelle emergenze sociali per le quali le istituzioni non hanno ancora forse gli strumenti adatti, le nuove povertà, chiamiamole così, che non sono solo naturalmente povertà materiali. Vorrei precisare che il percorso che abbiamo fatto, a parte naturalmente il protocollo WISP, ma anche la partecipazione al progetto più ampio Eurobis, che è quello appunto di cercare dai pediatri fino alla Fondazione Diabete, passando per tutto l'associazionismo e il volontariato che si occupa di promozione degli stili di vita corretti nei bambini, lo abbiamo fatto con l'idea che possa essere un percorso naturalmente che avrà gambe non solo in questo preciso istante, ma dentro il piano della prevenzione quinquennale che appunto la sanità sta elaborando. Quindi è un percorso più ampio che prevederà anche la reintroduzione dello sport, o almeno dell'attività fisica, chiamiamola così, nelle prime elementari, accompagnato però a una formazione sui buoni stili di vita dei docenti e anche dei genitori. Quindi stiamo cercando veramente di ripartire dal basso e di rendere lo sport veramente un promotore di socialità prima di tutto. Grazie alla vicepresidente Casciari. Prima di passare al prossimo contributo vi ricordo intanto che al termine di questa tavola rotonda ci saranno le conclusioni del vicepresidente nazionale Simone Pacciani, dunque non andate via. Intanto proseguiamo. Rosa D'Amelio, che è presidente della Commissione Consiliare Politiche Giovanili, Disagio Sociale e Occupazione della Regione Campania. Più volte i giovani sono stati chiamati in causa oggi, perché è proprio da lì che si parte anche in un'ottica di prevenzione. Sì, io ringrazio, prima di rispondere alla domanda, la WISP, perché ho potuto partecipare, stando all'opposizione si ha un po' più di tempo, tutta la giornata a questa iniziativa ed ascoltare le interessanti, puntuali relazioni che mi hanno di molto arricchita. Perché sono un contributo rispetto a quello che in passato, per quanto è stato possibile, abbiamo fatto con la WISP campana, e che cosa potremo a partire da oggi, da questi contributi, mettere in campo. Devo dire, io, insomma, avendo avuto il doppio ruolo di essere stata assessore alle politiche sociali, al demanio della Regione Campania, e di essere attualmente all'opposizione, di essere stata anche sindaco, purtroppo mi trovo in una posizione di grande difficoltà, perché in una regione che ha una famiglia su quattro che vive al di sotto della soglia della povertà, noi avevamo sperimentato per circa 3 anni e eravamo nella fase nella quale bisognava introdurre elementi di accompagnamento reali alle famiglie in povertà, perché avevamo sperimentato il reddito di cittadinanza, è stato, insomma, bloccata questa sperimentazione e siamo ripiombati in una assistenza di tipo antica o non assistenza totale. E stavamo lavorando soprattutto su famiglie, numerose famiglie delle periferie napoletane, che avevano tantissimi giovani, e con questi tantissimi giovani era interessante, a cominciare da l'inclusione sociale, a cominciare da ciò che la WISP mette al centro, lo sport come inclusione sociale e non solo come inclusione agonistica. Quindi era un punto rilevante delle politiche che stavamo portando avanti. Con dati che io cercherò di stare naturalmente nei tempi, con dati che sono sconvolgenti per questa regione, perché la metà degli individui con più di 18 anni
risulta in una condizione di eccesso di peso, 50,6%, ed è la regione italiana con la più alta percentuale di individui in sovrappeso, la seconda per quanto riguarda gli obesi. Inoltre, non è questo un problema solo della popolazione adulta, ma interessa appunto anche bambini e adolescenti. In Campania il 36% della popolazione di età compresa fra i 6 e i 17 anni è in eccesso di peso ponderale. E qualcuno lo diceva nelle relazioni che ci sono state, e spesso questo eccesso di peso è nelle famiglie delle fasce più povere. E quindi, insomma, per me oggi aver riflettuto insieme con voi che lo sport, la salute, il sociale e la povertà hanno talvolta molti punti in comune rispetto al non star bene. Io spesso anche nei riparti nazionali che si sono fatti e che si fanno ancora attualmente rispetto a un elemento vero, che in cui il riparto avviene anche le risorse rispetto all'indice di vecchiaia, ho sempre detto che però in considerazione non si tiene un altro indice, se parliamo di eguaglianza sociale, che è quello della povertà. Perché è vero che un anziano si ammala di più, è vero che un anziano ha più difficoltà, anche questo veniva fuori, ma è anche vero che un giovane, un adulto di una famiglia povera ha le stesse difficoltà per potersi curare, per poter trovare un punto di equilibrio nella sua salute. E quindi questo è un punto. E allora il Presidente, allora bisogna che ci sia una rete vera, ci sia una rete vera soprattutto in una regione come la mia regione. E invece che cosa stiamo assistendo in questi giorni? È proprio di una settimana fa, l'ha citata il Presidente vostro, Mango, per l'accelerazione della spesa, perché questa regione rischia di andare in disimpegno per 2 miliardi di euro, siamo nell'obiettivo 1, 2 miliardi di euro, 4 anni e mezzo bloccato, si tenta una finta accelerazione della spesa e si fa un protocollo di circa 30 milioni, non 21, circa 30 milioni con il CONI nazionale per l'affidamento di strutture sportive senza coinvolgere nessun'altra associazione, e non dico solo la WISP, nessun'altra associazione che esiste in quel territorio, perché devo dire ci sono questi dati negativi, ma poi c'è anche un dato positivo, è che nella mia regione c'è una straordinaria mobilitazione dal punto di vista dell'associazionismo, a cominciare da quelle per la legalità, se pensiamo a tutto il lavoro di Libera, i beni confiscati, in cui tra l'altro la WISP è anche partner, perché ci sono tante strutture che sono strutture che possono essere gestite anche a fini sportivi, tanto associazionismo che però non ha e non può avere se non i rapporti con singoli comuni e con la mia commissione. Stranamente, per esempio, un lavoro interessante che stiamo facendo, è solo per dire c'è la regione, con la WISP molto interessante, è quello dello sport a fini sociali con le popolazioni che ci sono sul territorio, dei tanti rifugiati che sono arrivati nelle nostre comunità. E quindi rispetto a questo non c'è un supporto che viene dato dalla regione, però c'è un supporto che viene dato dagli enti locali e viene in qualche modo dato come commissione. Allora, se questo è, io credo che noi, lo dico qui e lo chiederò anche in altre sedi nazionali, la Regione Campania in questo momento, insieme con le altre regioni, ho sentito l'interessante intervento della responsabile della prevenzione, sta facendo il piano di prevenzione, e però ha un'opportunità. L'opportunità interessante è che nella programmazione 2014-2020, già l'ha detto chi mi ha preceduto, noi però siamo nell'obiettivo 1, abbiamo tantissime risorse ancora, insomma, per la prima volta possiamo utilizzare risorse notevoli per l'inclusione sociale, per il socio sanitario, cosa che rispetto al passato era molto marginale. Non si è aperto ad oggi, e già siamo a fine 2014,
nessun tavolo, ma nemmeno quello del Consiglio regionale, guardate, ma io dico soprattutto quello del partenariato sociale, che possa definire politiche sociosanitarie, di inclusione, di sport, di accoglienza, che vedono una programmazione puntuale per fare in modo che le risorse possano essere utilizzate e perché le cose che qui abbiamo detto e stiamo dicendo si possano realizzare senza andare in disimpegno. Allora io, insomma, ho una proposta da fare anche concreta. Io credo che noi dobbiamo aprire un tavolo nazionale, avendo anche una novità questa volta, perché i fondi della coesione sociale hanno un punto di gestione, non c'è il ministro per la coesione sociale, però che è direttamente in capo al governo e c'è una unità che lavora per questo, di fare in modo che vengano accompagnate lì dove non si fanno in maniera corretta le programmazioni per i fondi europei, aprendo tavoli di partenariato regione per regione con un controllo nazionale, invertendo un po' quello che sta avvenendo e facendo in modo che le risorse possano essere utilizzate per rispondere alle esigenze che oggi si sono state esposte in modo interessante in questo convegno e che possono davvero, insomma, anche in popolazioni che hanno grandi difficoltà, fare in modo che possiamo elevare il livello della loro vita, elevare un po' se possibile il livello diminuire un po' se possibile il livello di povertà, ma soprattutto avere un'integrazione sociale che parta da un concetto di rete e non che si fondi sulla disponibilità di pochi operatori o livelli istituzionali che ci credono e che però poi non possono utilizzare le risorse perché vengono devastate nel modo in cui è stato detto, assegnate direttamente, non si capisce per quali fini, per quali scopi, se non per forse interessi di tipo elettoralistico che ci saranno di qui a qualche mese. Bene, grazie allora anche a Rosa D'Amelio, abbiamo sentito la proposta appunto che arriva dalla Regione Campania. Qui con noi c'è anche il sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani, sindaci che spesso sono quelli in prima linea ad affrontare le problematiche anche in questo campo. Allora, che strategie adottate voi? Che esempi può farci? Non spesso, sempre in prima linea, quindi purtroppo è questo. Ma io da questa mattina sto un po' ragionando su questi temi che giustamente la WISP ha messo al centro e credo che sia importante da questo punto di vista. E l'unica idea che mi sono fatto è che credo che noi nel prossimo futuro dobbiamo andare verso un'amministrazione condivisa, cioè credo che dobbiamo mettere in campo tutta una serie di iniziative che non sono più dell'amministrazione verso i cittadini, ma che con i cittadini possano trovare un punto di condivisione assoluta in tanti settori, ma in modo particolare nello sport, nel fatto di ricreare quelle condizioni per cui insieme all'amministrazione, insieme alle amministrazioni locali, e io dico insieme all'associazione dei comuni, perché anche qui dobbiamo iniziare a pensare in Italia che il fatto di mettere insieme le amministrazioni non è più una possibilità da rimandare, ma deve essere un fatto immediato, proprio perché con questa mancanza di risorse altrimenti non si riesce più a dare quelle risposte ai cittadini che è necessario invece dare. E allora io credo che uno degli aspetti è l'amministrazione condivisa. Noi a livello locale questa cosa lo stiamo facendo già da diverso tempo. Guardate, vi fa un esempio molto semplice, ma io 2 settimane fa lanciai un'idea un po' così, un po' velleitaria. Puliamo la Piave. Ora, per chi non è di Orvieto non sa che cos'è, ma la Piave è una grande caserma dismessa da 10 anni, una caserma militare che, come tutte le cose dismesse, rischiano sempre di degenerare e di cadere nel degrado. Io pensavo, l'ho lanciata un sabato mattina. Dico, in effetti mi sono dovuto ricredere, perché poi sabato mattina ci siamo trovati con 70-80 persone delle associazioni che si sono trovate lì e hanno dato una mano, e nell'arco di una mattinata abbiamo raccolto 4 container di sporcizia, diciamola così com'è.
Allora, questo è un piccolo esempio, ma per farci capire che poi, se sollecitati, se fatta nascere dal basso, se condivisa, poi i cittadini sono molto più spesso molto più avanti rispetto alle amministrazioni, rispetto ai sindaci, rispetto a chi pensa di avere in mano tutta la verità in questi tempi. E allora io credo che in questa materia, nella materia dello sport per tutti, e qui dobbiamo dare atto alla WISP che da anni sta facendo questo tipo di politica, no? Anche specialmente in quelle attività, in quelle discipline che molto spesso erano quasi relegate non a un ruolo minore, ma addirittura scomparse. Invece ha condiviso da sempre questa attività, e credo che questa attività sta dando grandi risultati. E quindi, secondo me, secondo noi, la risposta che possiamo dare a queste emergenze, fatta da una situazione sociale particolare, da una situazione economica particolare, non può essere che quella di un'amministrazione condivisa. Quello che non dobbiamo fare, secondo me, secondo la nostra amministrazione, è lasciare indietro gli ultimi. Non possiamo far diventare anche qui lo sport o l'attività fisica solo per pochi, solo per chi si lo può permettere. Un'amministrazione lungimirante credo debba invece garantire un sistema per cui, in modo particolare gli ultimi, in modo particolare quelli che prima diceva l'assessore, che non chiamiamo più poveri, ma vulnerabili, devono essere i primi e quelli che devono avere le maggiori risposte per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche. Se facciamo questo, diamo una risposta a quello che è lo spirito anche di questa giornata. Bene, grazie. Dunque, si diceva di non lasciare indietro gli ultimi. Giuliano Tagliavento, dirigente prevenzione e salute della Regione Marche. Dunque, come si fa a non lasciare indietro gli ultimi? Serve, appunto, l'abbiamo detto e ripetuto più volte oggi, serve collaborazione, serve sinergia. Voi che cosa vi aspettate dalle associazioni, dalla WISP, e voi come vi state muovendo? Bene, intanto porto rapidamente i saluti del mio assessore che voleva fortemente essere presente, ma veramente problemi di tipo politico, insomma regionale, gliel'hanno impedito. Relativamente alla risposta al quesito che fa, è evidente che provo a rispondere da tecnico, dando il più politico possibile, insomma, una risposta, ma ovviamente rispetto al mio ruolo. L'esperienza che abbiamo fatto nella nostra regione, intanto, è un'esperienza che non è di tipo estemporaneo, e essendo una regione di modeste dimensioni, comunque anche noi siamo 1,5 milioni di abitanti, e quindi abbiamo ovviamente delle capacità abbastanza limitata, insomma, anche di non tanto di iniziativa locale, che anzi è caratteristica, insomma, di tutte queste regioni e dei singoli, ma ovviamente rispetto alla possibilità di fare dei sistemi sufficientemente importanti per portare avanti delle politiche che modifichino degli aspetti di fondo. Quindi, relativamente a questo, abbiamo cercato di lavorare a sistema, tanto per cominciare, rispetto anche al contesto di carattere nazionale. Su questo mi preme ricordare una cosa molto molto rilevante, che è il fatto che nel 2006 la Comunità Europea ha indicato come uno dei temi importanti di cercare di avere una trasversalità riconoscendo, diciamo, in tutte le politiche degli aspetti di salute, cioè di cercare di mettere la salute in tutte le politiche. Era il 2006 e contemporaneamente a livello nazionale c'è stato un elemento di particolare rilevanza che, pur venendo dal mondo della sanità, ha, secondo me, sbloccato e cominciato a portare avanti degli elementi, diciamo, di sistema, che è un programma interministeriale che si chiama Guadagnare Salute e che, diciamo, in questa sala verosimilmente oramai a distanza di parecchi anni è ben conosciuto. Però, se ci pensate,
non è mai capitato prima in Italia di averci un programma interministeriale che fosse la trasposizione operativa di concetti come quelli sviluppati, diciamo, in senso teorico a livello europeo. Non è patrimonio del nostro, della nostra cultura questo, cioè, quindi secondo me questo è una cosa, come sistema parlo, non come singoli aspetti. Quindi per noi questo è stato un elemento fondamentale, e quindi da un lato collaborare come sistema regionale allo sviluppo di quei programmi e dall'altra parte trarre utilità dalle esperienze degli altri è stato di fondamentale importanza. Il primo elemento storicamente è stato quello di cercare di valorizzare quelle che sono una serie di esperienze locali che comunque si andavano, erano già sviluppate a livello di singoli, cioè quindi a livello di singoli comuni, di singole ASL, di associazioni di promozione sportiva, cioè quindi quant'altro. Quindi di fare da un lato una specie di censimento, di cercare di capire quelle che fossero le politiche migliori, dei programmi migliori, che avessero anche alcuni elementi poi di efficacia, perché una delle problematiche che abbiamo in questo campo è quello certamente di cercare di selezionare, diciamo, una serie di programmi di lavoro che poi possano avere anche dei risultati in termini di efficacia di salute. E questo è stato un altro passaggio. I piani della prevenzione dal 2005 in poi, stiamo andando verso il terzo, ci hanno sicuramente aiutato, ma l'altro aspetto perché in questa maniera siamo riusciti a sostenere almeno una parte, diciamo, che è lo sviluppo dei sistemi sul versante sanitario, ma contestualmente siamo andati verso un percorso, diciamo, di forte trasversalità e di forte condivisione, che ci ha portato proprio all'inizio di quest'anno a diciamo deliberare, ma non deliberare come regione, nel senso che la regione è ovviamente la istituzione che in qualche modo si è fatta carico di formalizzare questo percorso, ma che in realtà i cui contenuti sono dei contenuti che sono stati scritti, potremmo dire, o almeno scritti nella sostanza, se non nella forma, da una serie di soggetti, ovvero sia dall'assessorato alla salute, dall'assessorato allo sport, dal CONI, dalle associazioni di promozione sportiva e dall'ufficio scolastico regionale, perché fondamentalmente le due linee di lavoro forti che cerchiamo di sviluppare rispetto alla tematica della promozione della salute, di cui la promozione dell'attività motoria è una delle ovviamente delle linee direttrici principali, è da un lato verso la scuola e dall'altro verso il resto del mondo. Quindi, diciamo, nell'aprile di quest'anno siamo arrivati a concretizzare, diciamo, un documento fortemente condiviso che ha un obiettivo di carattere soprattutto metodologico, e che è un documento strategico ponte che va verso il prossimo piano della prevenzione, di cui ho sentito, diciamo, più volte parlare e che è assolutamente fondamentale. E, diciamo, quali sono questi aspetti metodologici? Sono quelli proprio di selezionare una serie di programmi tra tutti quelli possibili che abbiano le maggiori caratteristiche di essere da un lato sostenibili, perché già sperimentati e tutto sommato abbastanza sostenibili, cioè già vista una sostenibilità in termini organizzativi soprattutto per le nostre comunità, e dall'altra parte che abbiano l'altra caratteristica di avere degli elementi, diciamo, di efficacia, cioè quindi non attività fisica in quanto tale, ma che abbiano, insomma, alcuni elementi. Nell'ambito di questi due paletti, ovviamente, essendo le Marche una regione al plurale, quindi, insomma, con una forte caratterizzazione locale, nell'ambito di alcuni paletti condivisi che tutti quanti ci siamo dati, ovviamente dare il più ampio spazio alle comunità locali per capire in quella comunità locale, sulla base dei contesti, sulla base di una serie di situazioni che sono le più variegate,
diciamo di però portare avanti dei programmi che abbiano delle caratteristiche di minima simili. Questo è quello verso cui diciamo stiamo andando e che abbiamo codificato all'inizio di quest'anno. Bene, dunque ora vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, dicevamo appunto anche dei piani di prevenzione regionale, poi sarete voi regioni a doverli attuare. In questo senso, che aiuto può arrivarvi anche da un'associazione come la WISP? Ma certamente in una situazione complessiva di crisi e di crisi economica e di grande difficoltà per ciascuno di noi a tenere insieme la rete di welfare che abbiamo costruito, l'aiuto e l'intervento dell'associazionismo e del volontariato diventa strategico per riuscire a tenere insieme un sistema che altrimenti soffrirebbe molto, forse troppo, questa difficile situazione di crisi. Siamo purtroppo in giorni in cui stiamo discutendo di spending review, lo dico all'inglese perché sembra faccia meno male rispetto a dire tagli devastanti che si prospettano, e quindi siamo in giorni nei quali ognuno di noi si interroga su cosa fare e come fare per mantenere un sistema che nelle regioni che sono a questa tavola rotonda è comunque un sistema di livello che riesce ancora a rispondere ai bisogni di salute, ai bisogni sociali delle persone. Un grande fiorentino che si chiamava Niccolò Machiavelli diceva che una delle capacità del politico è quella di provare a trasformare le difficoltà in opportunità, e su questo si misura la politica. E oggi il banco di prova è particolarmente complicato. Se la politica oggi si limitasse a gestire l'esistente, andare a fare un taglietto di qua, un taglietto di là e poi si vede come si riesce a reggere, io credo che la politica abdicherebbe al suo compito, che oggi più che in altri momenti è quello invece di provare a cogliere la difficoltà, a percepire la difficoltà e poi invece cogliere l'opportunità di andare a ridisegnare un sistema che pur in un quadro generale completamente diverso e completamente mutato possa però continuare a reggere e a garantire certi tipi di diritti fondamentali. E in questo quadro l'apporto dell'associazionismo e del volontariato, di un'associazione anche come la WISP che opera principalmente nel settore sportivo, diventa strategico. Ho presentato qualche giorno fa un rapporto dell'IRPET sull'associazionismo e sul volontariato, ma aspettavo che in una regione come la Toscana il numero più alto di volontari fosse nel settore sociosanitario, invece nel settore sportivo. Quindi questo ci dimostra di quanto il settore dello sport muova anche sotto il profilo del volontariato e quanto sia importante l'attività sportiva nel quadro complessivo delle attività di welfare e di politiche sociali. Questo è lo sport, non tanto l'aspetto agonistico, ce ne sono poche di campioni che escono dalla pratica sportiva delle nostre città, ma insomma, io poi la domenica vado anche allo stadio a vedere la Fiorentina per rafforzare il mio sistema cardiocircolatorio. Posso confermare questo, ma lo sport è prima di tutto davvero coesione sociale, è prima di tutto attività davvero di integrazione. Se leggiamo un po' di dati vediamo quanta integrazione anche tra culture e storie diverse riesce lo sport a promuovere e a fare. Quindi diventa un volano straordinario per le istituzioni per poter riuscire a reggere un sistema che di fronte agli attacchi oggi di una spending review a volte irrazionale, a reggere un sistema che garantisca tutti questi valori che non sono valori così, insomma, tanto per enunciarli, ma che sono quei valori che ci consentono di reggere la coesione sociale, di reggere le nostre città, le nostre regioni sotto il profilo
davvero di tenuta, sono quei valori che ci consentono di sentirsi ognuno responsabile anche degli altri che ti stanno accanto e che quindi ci consentono comunque di dare il nostro contributo alla tenuta della società e delle nostre città. Ma tutto questo ci richiede di fare un po' d'attenzione. In tempi di crisi è facile rovesciare sul volontariato la responsabilità di cose che le istituzioni non riescono più a fare. Se noi corressimo questo rischio, se noi andassimo davvero a chiedere al volontariato di fare quello che le istituzioni non riescono più a fare, faremmo noi un cattivo mestiere e metteremmo il volontariato e l'associazionismo in situazione di grande difficoltà. Un associazionismo forte si definisce in quanto le istituzioni fanno il loro mestiere fino in fondo e non diminuiscono e non arretrano di un passo rispetto agli impegni che sul piano sociale competono alle istituzioni medesime. Allora, in una sinergia virtuosa, secondo un principio di sussidiarietà scritto nella nostra Costituzione, noi riusciamo a reggere e a valorizzare il volontariato senza diminuire il ruolo sociale delle istituzioni pubbliche. In un volontariato capace, come ne è capace la WISP, di parlare, di colloquiare, di progettare insieme alle istituzioni. Il volontariato non è che si chiama volontariato perché fa che vuole, tanto per capirsi. Si chiama volontariato per altri motivi e se sta dentro un sistema istituzionale sta in una scommessa che vede entrambi gli attori non in posizione di subalternità uno rispetto all'altro, ma in posizione di parità a ridefinire quali sono le priorità e le linee d'azione principale. Su questo fronte io credo che i traguardi e le sfide che abbiamo davanti sono sicuramente difficili, ma possono essere foriere anche di grandi soddisfazioni per andare a ridefinire un po' tutto il sistema. Certo, oggi facciamo e pensiamo a tutto questo forse nella fase più difficile, perché l'emergenza ci mette nella condizione di avere la necessità di reperire risorse nell'immediatezza e quindi di non riuscire a governare in prospettiva. Ma in questo forse bisogna riscoprire più che in altre situazioni il valore, la forza e la capacità della politica. Se la politica si limitasse a gestire l'esistente, andrebbe ad abdicare al suo ruolo fondamentale e primario, che è quello invece di provare a progettare e a indicare il futuro e a dare il senso di qual è la società verso la quale vogliamo andare e verso la quale vogliamo muoverci. Quindi lo sforzo che ci viene chiesto oggi, che viene chiesta alla politica e deve essere una politica con la P maiuscola, perché è chiamata ad un lavoro particolarmente importante, è quello di riuscire a far fronte all'emergenza ma senza abdicare al proprio ruolo di programmazione e di immaginare il futuro come lo vorremmo. E in tutto questo noi dobbiamo essere così bravi in una situazione di difficoltà di tenere tutti insieme, perché insieme abbiamo una scommessa di grande valore da vincere. Sulla condivisione dobbiamo provare a camminare sulla condivisione di valori comuni che sono certa che ci sono dentro lo sport. Mi piace ricordare, lo ricordavamo prima, che la WISP è stato uno degli attori che ha lavorato con la Regione Toscana nel 2011, io non ero ancora assessore, quindi non è un merito che ascrivo a me stessa, ma all'elaborazione della carta etica dello sport, che proprio che ha voluto dare l'indicazione, una delle prime indicazioni su quali sono i valori e la finalità che lo sport deve conseguire, ha disegnato proprio lo sport nel suo forte valore, nella sua valenza sociale. Io sono convinta che in una collaborazione virtuosa con un associazionismo che nella mia regione, ma mi pare anche in questa, anche in altre regioni, sia forte e presente e che condivida con le nostre istituzioni gli obiettivi di fondo, si possa comunque anche in una situazione di grande difficoltà riuscire a dare a questo Paese davvero ancora forza e speranza. Grazie. Grazie Vicepresidente. Appunto,
sindaco di Sassari, Nicola Sanna, si diceva appunto, diceva adesso anche la vicepresidente, collaborazione sì tra istituzioni e associazionismo, però insomma ognuno deve fare il suo. Intanto buonasera a tutti, ma io devo dire subito che se non ci fosse un associazionismo come quello della WISP, noi comuni e poi in particolare a Sassari riusciremo a fare ben poco. Lo diceva prima il sindaco di Orvieto, se dobbiamo pulire, come dire, un'area e dobbiamo fare gara d'appalto non la possiamo fare prima di tutto perché non abbiamo i soldi sufficienti e quando ce li abbiamo c'è questo stramaledetto patto di stabilità che ci impedisce di usare i denari anche quando ce li abbiamo. Se non ci fosse un'associazione come la WISP noi non potremmo fare l'accoglienza dei bambini prima di iniziare le lezioni a scuola e quindi dare la possibilità ai genitori di poter lavorare quando il lavoro c'è. Se non ci fosse un'associazione come la WISP non potremmo garantire l'apertura delle palestre, non potremmo nemmeno, come dire, garantire la funzionalità delle palestre. Allora, l'altro giorno un papà che ho ricevuto, che chiaramente come ci capita a noi di riceverne tanti senza lavoro, e mi raccontava l'episodio di come è riuscito a comprare le scarpette da gioco per il proprio figliolo che doveva partecipare, come dire, a un torneo della squadretta di calcio del quartiere. E naturalmente occorrevano le scarpette da giocatore, non le scarpette da tennis normali, ho ammesso che potesse acquistarle. Insomma, fatto sta che il parroco è riuscito a recuperarle di seconda mano. E siccome aveva un graffietto, questa una delle due scarpe, il bambino naturalmente ha detto: babbo, ma queste scarpette non sono nuove. No, figlio mio, guarda che l'ho già protestato, le ho mandate a ordinare, insomma, me le hanno mandate, c'è stato un guasto, insomma, adesso ce le riparo, non ti preoccupare. Insomma, ecco, per dire, questa è la situazione nella quale operano la stragrande parte dei comuni, e comuni come il nostro, che è in un triangolo di crisi industriale della chimica che è spaventosa, insomma, no? Che è spaventoso. Poi ieri insomma sentivo insomma anche dagli amministratori di Orvieto, quantunque lo sia e quant'altro lo sia anche in una zona insomma che è al centro dell'Italia, rinomata, richiamata, insomma, ma insomma anche qui la crisi morde e colpisce. Allora certo, pensando stamane insomma, no, alle cose belle che riusciamo a fare grazie alla WISP innanzitutto, ma grazie a tutto quel tessuto di associazionismo, di volontariato sociale e anche sportivo, mi chiedevo insomma, come facciamo o come faremo nei prossimi mesi a sostenere ad esempio l'impiantistica comunale quando questa ad esempio come nel nostro caso la fortuna e anche l'impegno degli imprenditori locali vuole si hanno anche dei risultati eccellenti nel caso del basket, nel caso del calcio per dire, no? A queste società sportive che sono professioniste ho detto: sentite, prendetevi questi impianti hanno una finalità, diciamo così, di tipo professionistico, voi ci fate un'impresa, io devo spendere i denari per lo sport per tutti, non per lo sport dei professionisti. Mi fa piacere, certamente io ho bisogno naturalmente anche di questi buoni risultati, ho bisogno anche naturalmente che la mia città insomma, salga agli onori della cronaca sportiva, però ogni volta che devo spendere per fare la manutenzione del prato verde di calcio, per fare la manutenzione del palazzetto dello sport, io devo scegliere se dare un contributo all'associazione come la WISP o come tante altre, no, per fare delle attività per lo sport per tutti, oppure appunto se imbellettarmi il palazzetto, imbellettarmi lo stadio. Questa è veramente l'angoscia nella quale viviamo noi sindaci e naturalmente io penso che e da questo punto di vista, insomma, lo diceva prima l'assessore Toscano, insomma, e chi mi ha preceduto, cioè noi dobbiamo realisticamente porci il problema, al di là degli slogan, di affrontare gli sprechi, perché ce ne sono, cioè noi parliamo adesso di salute, quindi quando parliamo di salute subito pensiamo naturalmente alla sanità, intesa naturalmente come settore, ma lo sappiamo tutti che vengono acquistate centinaia e centinaia di confezioni di medicinali a un passo dalla scadenza dei medicinali. Ma lo sappiamo tutti che in America, per esempio, la posologia e i farmaci vengono distribuiti sulla base della prescrizione. Guarda che devi prendere solo 4 di antibiotici e non ti do una scatola da 12. Cioè, dobbiamo cominciare un po'
a riprendere quel concetto, insomma, del buon senso, della mancanza di spreco, insomma, quel concetto che abbiamo usato molto di moda, che era la sostenibilità, no? Era di moda e quindi lo utilizzavamo, tutti dicevamo sostenibile, ma adesso ci rendiamo conto davvero cosa significa sostenibile. Significa evitare gli sprechi, significa evitare, diciamo così, di avere una società non opulenta, perché poi il paradosso di questi anni qual è? Che è quello grasso, lo diceva forse la signora che interveniva prima, chi è grasso, è stragrasso, è povero. Perché si alimenta male, mangia delle cose che sono delle porcherie, insomma, no? Che costano poco e quindi, insomma, giusto per soddisfare quel bisogno di fame, mangia qualsiasi cosa. Oggi, grazie, se fate una fotografia, non solo in Italia ma in America c'è l'esempio, quelle che si portano dietro quintali di carne non sono, come dire, i signorotti di una volta o chi ha costruito questi palazzi, no? Sono quelli che sono i più poveri di questa società. Allora, cosa facciamo? Facciamo quello che appunto ci viene in testa, insomma. Allora, come aggrediamo questo modo di poter fare ancora sport, di poter fare movimento? Lo aggrediamo inventandoci tante cose, dando anche le scarpette usate a quelle famiglie che hanno bisogno. Ecco, il sindaco ci ha fatto degli esempi molto, molto concreti. Concludiamo questo giro con Rita Visini, assessore politiche sociali e sport della Regione Lazio. Dunque, abbiamo sentito nei vari interventi tante esperienze. Voi come vi state muovendo, come state affrontando questa sfida? Sì, grazie, buonasera a tutti intanto e grazie per questo invito. È molto importante anche questo modo di mettersi insieme e scambiarsi anche le esperienze, perché questo non avviene sempre e anche nei luoghi istituzionali e quindi questa è una bellissima opportunità. La Regione Lazio ha fatto una scelta molto molto precisa, e cioè quella di legare i temi del sociale a temi dello sport, ma questa scelta ha un suo valore, ha un suo significato ben preciso. Il punto di partenza è che lo sport fa bene, lo sappiamo, fa bene a chi lo pratica, fa bene agli organismi sociali, fa bene alle comunità, fa bene al territorio, al tessuto urbano, e fa bene, perché no, anche all'economia. Questo lo dobbiamo sottoscrivere. Quindi diciamo che lo sport è salutare in tantissime pluralità di declinazioni. Ma il punto di partenza da cui voglio partire è che quello che noi concepiamo e perché lo avviciniamo al sociale, perché lo sport lo intendiamo prima di tutto come diritto di cittadinanza, e qui stamattina è stato ripetuto più volte, quindi noi lo sottoscriviamo, l'abbiamo sottoscritto. Io porto l'esperienza laziale, che è quella di una regione, che quando si è insediata più di un anno e mezzo fa, sia dal punto di vista sociale, delle politiche sociali, che da quelle dello sport, era un po' devastata. Calcolate che il Lazio è l'ultima regione italiana a dover ancora recepire la legge sulle politiche sociali, la 328, lo stiamo facendo e speriamo di arrivare in questa grandissima impresa. 14 anni, giunte di destra e sinistra non si sono preoccupate minimamente di dover recepire questa legge, quindi una regione che sulle politiche sociali si è organizzata a macchia di leopardo, dove ci sono comuni virtuosi ci sono politiche virtuose, laddove invece non ci sono distretti e comuni virtuosi, chiaramente chi ci ha rimesso sono stati i cittadini, questo è ovvio. E accanto a questo, quindi accanto a questa grandissima impresa di recepire questa legge, ne stiamo facendo un'altra, che è quella appunto di rivedere la legge regionale sullo sport, e noi vogliamo dare proprio a questa legge una grandissima importanza, che diventi un'altra gamba fondamentale nel sistema del welfare che noi vogliamo dare alla regione. Vale a dire fare in modo che questo nuovo modello che noi vogliamo costruire e che stiamo costruendo sia un modello comunitario, partecipato. E questo la WISP
lo può, la WISP regionale qui presente stasera lo può confermare. Noi quando in tutti e due i casi, quando ci siamo seduti a tavolo per discutere e iniziare a buttare giù le linee guida per queste due leggi, abbiamo coinvolto tutti, dalle istituzioni, dagli enti locali fino al terzo settore. Prima la collega diceva dell'importanza del volontariato, eccetera. Io aprirei un po' al terzo settore in generale. Credo appunto, e sottolineo quello che la collega diceva prima, noi abbiamo un grande bisogno di fare un patto di alleanza con il terzo settore. E perché? Perché appunto ognuno a seconda, diciamo, con le proprie competenze, senza delegare competenze a nessuno, ma con le proprie competenze bisogna fare in modo di pacificare questo paese. Si intende lo sport come sport educativo, perché innanzitutto lo sport educa alla democrazia e alla legalità. Sono due valori questi che purtroppo oggi in questo paese, soprattutto nei livelli più alti, ahimè bisogna purtroppo dirlo, della politica italiana, forse negli anni sono andati perduti. Noi dobbiamo recuperare questi valori, perché sono quei valori fondamentali che riportano un paese alla pacificazione. Dobbiamo riportare i cittadini di nuovo ad avere speranza e fiducia nelle istituzioni, e questo forse è il compito più difficile e arduo che spetta a noi che siamo qui stasera presenti, ma a chi ricopre ruoli fondamentali nelle istituzioni. Lo sport educa quindi a valori come appunto ho detto democrazia e legalità, educa ad un ruolo fondamentale che è quello dell'inclusione sociale. E oggi noi viviamo nel Lazio un grande dilemma. Si è parlato di povertà, si parla di povertà, siamo tutti avviliti di fronte a questa, diciamo, a questa scarsità di risorse. Sono qui presenti le colleghe con le quali condividiamo in questi mesi, in questi giorni, la difficoltà di programmare per esempio le politiche sociali in conferenza Stato-Regioni. E domani avremo l'ennesima riunione su questi temi, eccetera. Ma la realtà è questa: noi abbiamo nel Lazio circa il 38% delle famiglie, quindi quasi la metà, 38% delle famiglie, che se gli si dovesse prospettare una spesa improvvisa di 700 euro, sono famiglie che vanno in difficoltà. E cosa si taglia? Prima di tutto in queste famiglie che cosa si taglia? Si tagliano le cure sanitarie e prima fra tutte quelle odontoiatriche, quando invece sappiamo che per quanta importanza può avere una cura odontoiatrica per un bambino, e si taglia ovviamente su il tempo libero, tra cui anche lo sport. E allora, poiché le risorse sono poche, si deve fare in modo di far funzionare la testa e dirsi come possiamo includere questa grande fascia di persone dentro un territorio, una comunità, perché bisogna partire da un presupposto, perché cioè che tutti all'interno di una comunità devono avere, tutti, quindi ciascuno, ognuno deve avere il proprio ruolo, e questo ce lo dice la Costituzione. L'articolo 3 della Costituzione dice che tutti siamo uguali di fronte alla legge, al di là di differenze di razza, lingua, religione, eccetera, eccetera. Tutti abbiamo il diritto di sviluppare la propria dignità umana, ma la Repubblica deve rimuovere quegli ostacoli che non permettono a questo sviluppo, perché tutti possano contribuire fattivamente, attivamente allo sviluppo economico e politico dello Stato, della Repubblica, e quindi delle comunità, e quindi nelle comunità tutti devono essere inclusi. E allora come facciamo? In questo caso, poiché nel mio caso specifico, voi sapete bene, se ne è parlato, il Lazio si è trovata di fronte ad una situazione economica devastante, devastante. Noi siamo arrivati con 22 miliardi di debito,
12 dovuti alla salute. Quindi in una situazione come la vostra la strategia, la collaborazione con un'associazione come la WISP diventa a quel punto proprio fondamentale. Fondamentale. Anche per il futuro, insomma. Assolutamente. Dicevo, 12 miliardi per il buco nella sanità e 10 per il debito commerciale. Abbiamo fatto un mutuo di 10 miliardi per pagare i debiti commerciali, chiudendo adesso nel 2012 questi debiti, ma ci resta ancora un debito del passato pregresso di altri 12 miliardi. Allora, di fronte a questo bisogna farsi uscire delle idee. È inutile che si dica. Infatti era un po', no, la logica della tavola rotonda di... Esatto. E allora che cosa abbiamo fatto? In questo caso, abbinando insieme sociale e sport, quando il sociale pensa alle politiche di inclusione e di lotta di contrasto alla povertà, si fa questo. Si permette alle famiglie di arrivare laddove diciamo così la quotidianità non te lo permette. Abbiamo fatto 76, abbiamo messo in campo circa 21 milioni e mezzo di euro per la lotta alla povertà, dando vita a 76 progetti, e molti di questi progetti prevedevano l'inclusione sociale dei ragazzi all'interno di attività sportive. Questo grazie al terzo settore. Il problema resta sempre quello appunto di riuscire ad assicurare i diritti, no? Lo dicevamo anche oggi, la crisi, le difficoltà anche delle regioni, degli enti di varia natura, che poi incidono, poi hanno delle ricadute su chi ha già poche opportunità. Assolutamente. A questo punto io ringrazio anche l'assessore Visini e farei concludere questa tavola rotonda di nuovo al presidente Manco, brevemente, però insomma una bella responsabilità quella della WISP a questo punto, no? Abbiamo sentito quanto è difficile per le istituzioni stare da soli, assicurare i diritti da soli, e quanto è importante l'aiuto di un'associazione come la WISP. Una gran bella responsabilità e ce la vogliamo assumere, perché siamo un'associazione appunto che agisce nel sistema sociale, e noi la nostra parte di responsabilità ce la vogliamo prendere tutta. E 3-4 battute velocissime per chiudere, perché siamo stanchi, e poi lascio la parola a Simone, al gruppo di lavoro e delle politiche per la salute e i sani stili di vita. Poche ore fa Del Rio ha dichiarato nel meeting dei ministri allo sport europei ha sottolineato il grande valore sociale dello sport e il grande valore di economia e lavoro, e questa è una delle cose, diciamo, che oggi appunto parlando di welfare non abbiamo particolarmente sottolineato, ma che comunque noi non tardiamo mai, come dire, di ricordare. I dati Istat sono stati ricordati prima, il nono censimento Istat dalla vicepresidente Saccardi. Aggiungo l'elemento negativo dei dati dell'Eurobarometro: noi continuiamo ad essere ancora la maglia nera rispetto all'obesità infantile d'Europa. Quando si parla di intersettorialità, così come lo fa il Piano Nazionale di Prevenzione, vogliamo aggiungere che oltre a tutte le buone pratiche che oggi, così come anche nel workshop di Trento, noi abbiamo presentato come valore della WISP a disposizione delle istituzioni, delle reti sociali e delle comunità, noi costantemente costruiamo progetti in rapporto anche con i ministeri. Penso alle risorse che riusciamo ad intercettare per esempio con la 383, la legge sulla promozione sociale, e che riguardano integrazione multiculturale, sostenibilità ambientale, pianificazione territoriale, interventi sull'impiantistica, sulla rigenerazione e la riqualificazione degli impianti. Tutto questo noi lo mettiamo a disposizione, a proposito di responsabilità, di una stagione di riforme che si è aperta. E qui, come dire, la chiudo in questo modo. Noi abbiamo, lo ricordava Matteo prima, Franconi, presidente della WISP Toscana, una legge sul riconoscimento dello sport sociale che si è incardinata nella discussione in Parlamento. È in commissione e dovrebbero partire le audizioni. C'è un fermento, lo ricordava l'assessore Visini prima, sul livello regionale. C'è anche un lavoro che si è aperto su una nuova legge regionale dello sport per quanto riguarda la Sardegna. L'altro giorno io ero lì, a proposito di elementi di responsabilità,
Noi abbiamo fatto una grande iniziativa come regionale Sardegna, UISP, in un paesino di 120 anime, che si anima, scusate il gioco di parole, con tutta una serie di iniziative che noi abbiamo messo a disposizione e che sta dentro il progetto delle aree interne dell'ex ministro Barca sulla coesione sociale. Lì si porta economia e lavoro. Quelle 120 anime riescono, diciamo, perché lavorano e intervengono costruendo, mettendo a disposizione gazebo e prodotti tipici, enogastronomia, diciamo fruibilità della paesaggistica intorno a quel comune, e alla fine ogni famiglia porta a casa anche il suo gruzzoletto, diciamo, di economia da questo punto di vista. Quindi, dicevo, la legislazione. Aggiungo, se si apre l'intervento sulla riforma, e tanto lo si farà, costituzionale del titolo quinto, nel titolo quinto noi avevamo una roba che diceva che l'ordinamento sportivo era materia concorrente con le regioni. Ecco, chiediamo che in una nuova idea di cornice costituzionale questa cosa qua, perché, come dire, sembra anche strano ipotizzare l'ordinamento sportivo sul livello regionale, ma si possa fare, come dire, si possa costruire una cornice in cui lo Stato crea presupposti di indirizzo, le regioni programmano, gli enti locali nel rapporto appunto sussidiario, come si diceva prima. Io ho molto apprezzato la sottolineatura che non è scontata, Vicepresidente, non è scontata, perché spesso e volentieri anche associazioni come la UISP o comunque realtà del terzo settore, l'elemento della sussidiarietà abbondantemente in questi anni è stato utilizzato come sostituto, diciamo, dell'intervento del pubblico. Quindi, questo, ecco, vogliamo invece stare sicuramente dentro un nuovo patto sociale come WISP da sottoscrivere con le istituzioni regionali e locali. Lo vogliamo fare prevedendo un nuovo sistema di welfare, perché quel sistema appunto non tiene, perché la WISP vuole essere quel soggetto, quel corpo intermedio, anche qui spesso... Lasciamo qualche minuto il palco, diciamo, dove si sta svolgendo la tavola rotonda, per far intervenire un'altra delle persone che hanno parlato già nella mattinata di oggi, che non abbiamo ancora avuto modo di sentire. Siamo con Loredana Barra, insegnante del nuovo circolo didattico Galileo Galilei di Sassari, benvenuta. Grazie. Allora, lei è intervenuta questa mattina, ovviamente sempre nell'area tematica dei bambini e ragazzi, e avete raccontato un'esperienza, diciamo, sì, messa in pratica nella vostra scuola. Sì, l'esperienza è quella di Pronti Partenza Via, che è stata fatta in collaborazione tra WISP, CSI e Save the Children, che ha coinvolto 10 città italiane. E nel nostro caso l'ottavo circolo didattico, con un progetto su sana alimentazione e sani stili di vita. Questo progetto ha avuto una forza aggiunta rispetto ai progetti sull'alimentazione che arrivano continuamente all'approvazione del collegio dei docenti, che è stato quello di ridare ai bambini di quel quartiere il diritto alla libertà, ad uno spazio dove loro potevano esprimere liberamente la propria creatività, le proprie iniziative, la propria ricerca, tant'è che i bambini hanno proprio aiutato a rendere questo parco accessibile a tutti. Quindi, con questo progetto, io sono molto orgogliosa di dirlo, abbiamo cercato di difendere i due diritti fondamentali dei bambini, che sono il diritto alla salute, e questo è scontato, ma anche il diritto alla libertà, perché i nostri bambini oggi risentono tantissimo della strutturazione dei tempi e degli spazi che continuamente noi adulti gli diamo. È un tema che è emerso anche dalla relazione del portavoce, diciamo, di Save the Children, che ha parlato del fatto che la prima mancanza che sentono i bambini è proprio quella di spazio, quindi in questo caso si è andata incontro a questa esigenza. Poi cosa vi posso raccontare? Una cosa veramente importante di questo progetto, che oltre a tutte queste cose che vi ho appena detto e riassunte, è stato il fatto che noi come scuola ci siamo arricchiti attraverso l'intervento della WISP, che è stato un intervento un po' trasversale rispetto alle discipline scolastiche, e ci ha insegnato un modo di fare scuola un po' meno direttivo ma più ricco di stimoli, e ci ha insegnato che i bambini non hanno soltanto la vista e l'udito come i sensi, ma ne hanno 5, e hanno tutto il corpo attraverso il quale i bambini apprendono continuamente. Benissimo, grazie del suo contributo, arrivederci. Grazie.
Allora, nel frattempo la tavola rotonda si è conclusa e iniziano le conclusioni che verranno tratte dai rappresentanti del gruppo per le politiche, gli stili di vita, la salute e WISP, che sono già posizionati, e dal vicepresidente nazionale WISP Simone Pacciani. Lasciamo la parola al palco. No, non c'è mai un punto d'arrivo, ma ogni volta arriviamo in un punto, io sono di quelli che rilancia continuamente. Infatti rilancio dicendo a questo gruppo, magnifico gruppo di lavoro, che l'appuntamento di oggi, nonostante arrivi dopo due mesi, diciamo, della nuova stagione sportiva, non è il punto di è soltanto il punto d'arrivo della vecchia stagione sportiva, e che quindi mi attendo da questo gruppo per la prossima stagione tutto un altro lavoro importantissimo, che rilanci quello che abbiamo visto e che abbiamo fatto in questo anno. Tamara Fabiolucci diceva, mi ha fatto riflettere molto, diceva, sono 30 anni e la WISP dice, no, parla di queste politiche, dice quanto fa bene lo sport, quanto è importante fare lo sport, e nonostante che in questi anni abbiamo trovato tanti compagni di viaggio che hanno cominciato a parlare come noi, ancora le persone sedentarie sono tantissime, vero? No? Questo elemento ci fa, francamente, ci fa un po' preoccupare. Però dico anche, se non avessimo fatto tutta la nostra attività, la nostra spinta, probabilmente sarebbero molte, molte ancora di più le persone che non farebbero questo tipo di attività. Quindi magari guardiamo il lavoro tantissimo da fare, però magari guardiamo anche il fatto che probabilmente tante persone in più hanno fatto sport grazie a noi. E noi vogliamo fare ancora di più, non a caso siamo qui, non a caso la WISP è presente nei prossimi giorni all'evento Guadagnare la Salute, non a caso domani sera in contemporanea parte il MOOC Congress a Roma, tre giorni in cui parleremo ancora di sani stili di vita, non a caso abbiamo il prossimo fine settimana a Roma il Consiglio Nazionale in cui la WISP ancora investirà e punterà, per quello che può ovviamente anche in base alle risorse economiche, ma in queste politiche. Nelle sue politiche in genere, ma soprattutto nei stili di vita, nell'ambiente, nell'integrazione, nell'internazionale, sui giovani, e quindi la WISP crede fermamente nelle sue attività, rilancia, invito ovviamente il gruppo a presentare al prossimo Consiglio Nazionale un programma che parti da qui e che non arrivi che parta ad Orvieto e che non arrivi al Vieto, perché francamente la WISP ha capito che questo gruppo di lavoro ha tante capacità e noi dobbiamo sfruttarle sempre di più. Grazie. Volete dire qualcosa? E soltanto salutare a nome di tutto il gruppo e ringraziare ancora tutti i relatori, tutti i partecipanti, in particolare ringraziare Daniela Rossi e Fabio Lucidi, che sono stati l'anima di queste due giornate intensissime, quella di Trento e questa di Orvieto. E dicevano che abbiamo organizzato queste giornate un po' per presentare una serie di esperienze, per riflettere su una serie di esperienze fatte, e un po' per ragionare insieme ai nostri interlocutori sulla nostra capacità di essere interlocutori a nostra volta, affidabili, capaci di progettualità condivise e capaci anche di portare una specifica e definita impronta culturale e di valori. Io credo che l'abbiamo dimostrato, anche se sicuramente abbiamo ancora tanto da fare, come diceva Vincenzo Manco, la situazione non è omogenea in tutto il territorio nazionale, e credo che abbiamo anche dimostrato di avere un patrimonio di relazioni e di esperienze e di competenze molto vasto, che dobbiamo però cercare di proteggere e di curare, dati i tempi che sembrano diventare sempre più difficili, e credo che dobbiamo continuare a coltivare la nostra capacità di costruire alleanze che siano alleanze esterne con tutti gli autorevoli interlocutori esterni, ma anche interne, e infine, come diceva la dottoressa Giaimo, credo che dobbiamo anche cercare di tenere viva la nostra capacità di sognare e la nostra fantasia, non so se per contribuire a rendere il mondo un po' migliore, ma sicuramente per contribuire a migliorare la qualità della vita di tanti cittadini italiani. Ancora grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci sicuramente. Vi diamo
a tutti l'appuntamento, così rispondo anche all'invito di Simone Pacciani. Vi diamo l'appuntamento quando a breve presenteremo il nostro manifesto delle politiche dell'UISP e vi vogliamo tutti con noi, anche perché vi chiederemo di farlo insieme a noi. Grazie. Grazie al mio socio Stefano Rumori, arrivederci. Grazie. Allora, si conclude in questo momento il workshop nazionale WISP su stili di vita e salute. E la giornata è iniziata questa mattina alle 9:30, ha visto alternarsi rappresentanti delle istituzioni, dell'WISP, delle regioni, e di operatori che hanno raccontato le buone pratiche che si svolgono sul territorio in tema di salute, promozione e tutela della salute. Quindi anche noi chiudiamo qui la nostra diretta, ringraziamo Francesca Spanò alla regia, Ivano Maiorella e Elena Fiorani che hanno gestito la diretta e le interviste. E vi ricordiamo che da domani ci saranno le dirette streaming.